Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video, scusate che mi sistemo, video di prodotti finiti, ne ho una caterva, alcuni non sono finiti del tutto, ne manca un po' perché sono solo quella che aspetta sempre, tengo là, poi non faccio più il video come adesso, ne ho una marea, però insomma li conosco bene da potervene parlare, alcuni sono in fase di arrivo, alcuni ve ne ho già parlato perché sono delle riconferme, mettetevi comodi, ecco, forse questo sarà il video che dura un po' più di tutti. Allora, incomincio subito con questo prodotto qua di World of Beauty, che è un gel per le gambe, allora diciamo per le gambe stanche, per la circolazione, favoloso. Io, per chi magari non si ricorda, non l'avevo detto, sono stata selezionata come beauty influencer. Io non è che abbia avuto chissà quale successo come beauty influencer, non sono più stata riconfermata, durava un anno e non mi sono comunque neanche ricandidata per vari motivi che adesso non sto qui a elencare. Gli ultimi prodotti che mi avevano mandato, ma parlo più di un anno fa, è appunto che avevo scelto questo gel per le gambe, effetto ghiaccio, favoloso, e questo scrub per il corpo. Allora, questo sono in fase di fine, perché io non avevo tanto l'abitudine di usare questi prodotti. Poi mia mamma ha insistito, visto che andavo a Parigi, mi ha detto, visto che sei tutto il giorno in piedi, che cammini, che ti stanchi, oppure anche in occasione del Sana, dove ho fatto il treno, poi sono stato tutto il giorno in fiera, mettitelo alla mattina e poi lo metti alla sera, vedrai che ti trovi bene. Un successone. Allora, questo è effetto ghiaccio in una maniera incredibile. Quando sono stata a Parigi l'ho messo la mattina dai piedi fino a, sicuramente alle ginocchia. Una sera l'ho messo fin su alle cosce, ne ho messo troppo, io avevo freddo, ho dovuto mettere una coperta, ho dovuto mettermi i leggings e poi ho dovuto mettere una coperta da quanto freddo avevo. Comunque mi ha aiutato tantissimo, ha una profumazione balsamica forte, forte, pungente, da ricomprare subito se non fosse per... Occhio! Allora, i prodotti di World of Beauty, anche per quello che poi non mi sono neanche ricandidata, non si comprano online. Bisogna andare da un rivenditore che sta imboscato chissà dove, perché secondo la loro teoria bisogna essere consigliati. Ho capito, però per un gel gambe così, a meno che uno non soffra di particolari problemi di circolazione, diviene tutto, insomma... Sono prodotti che vengono venduti da tantissimi altri brand online, come anche lo scrub. Per cui, allora, la poca praticità di recuperarlo, e tenetevi forte, questo di listino costa 80 euro. Sono 6 mesi poi di Pau, ma che io li ho buttati un anno, sono 200 ml, gel limitivo, adesso non... Efficace trattamento quotidiano immediato per sollevare benessere al corpo, piedi, gambe e arti. Volevo vedere se c'era subito di sott'occhio, non ho neanche proprio gli ingredienti. Ah vabbè, c'è il mentolo, il ginkgo biloba, l'eucalipto, il rusco, l'estratto di rusco, la centella asiatica, il mirtillo, cioè tutti quegli attivi che servono appunto per rinforzare i capillari e per le gambe. Allora, costa 80 euro, cioè improponibile secondo me. Dopo è vero che con sconticini di beauty influencer che sono state selezionate si arriva a comprarlo a 45 euro, che comunque per me è tanto lo stesso. Ecco, è vero che funziona, è vero che è il top dei top, però io ho trovato un'altra valida alternativa, ho provato più di un campioncino, ed è il Benex, non so se voi l'avete provato perché è abbastanza rinomato, di erboristeria magentina. Questo si trova facilmente in qualsiasi bioprofumeria, erboristeria, si trova anche online, non penso da Ecoverde, e questo costa 17 euro 18, mi pare anche questo per la confezione da 200 ml. Ho provato più di un campioncino e può essere un validissimo sostituto di questo. Ecco, io adesso non è stagione questa qui invernale per mettere questi, per mettere questo tipo di gel, però lo comprerò sicuramente, lo riproverò, anche questo effetto freddo, gel e tutto. Non l'ho studiato abbastanza per poterlo comparare a questo, però comunque me lo faccio andare bene lo stesso, perché il prezzo che ha questo non è giustificato, ecco, per cui anche se questo farà un pochettino meno, ma non credo comunque, per il prezzo me lo faccio andare bene, posso consumarne di più, posso metterne un po' di più senza avere
il patema d'animo di metterne troppo, di consumarlo, perché con questo mi è successo così. Questo, secondo me, anche al di là di chi fa un lavoro in piedi, come magari le commesse, anche nei viaggi in aereo, io ho fatto anche dei viaggi intercontinentali dove sono partita la mattina e sono tornata dopo 2 giorni. Quando faccio i viaggi in aereo molto lunghi, di solito metto anche i collant 70 denari, quelli da nonna. Secondo me, messo prima questo e poi un bel collante riposante, si arriva con le gambe molto meno gonfie. Comunque, tenete conto anche questo Benex, perché è una valida alternativa di facile reperibilità. Sempre dello stesso brand, mi hanno mandato questo scrub corpo che è alla metà. Io non uso scrub corpo, uso il guanto, lo sapete. Favoloso. Adesso pare che questo barattolone da 500 grammi, anche questo costasse intorno ai 40-45 euro, anche questo è un prezzo spropositato, diciamoci la verità. Cosa dire che ha un profumo paradisiaco di agrumi, molto forte, non giusto per mettere. Era ricchissimo di oli, ricchissimo veramente, un trattamento spa, un trattamento professionale, uno scrub rilassante, energetico, che profumava tutto il bagno. Non c'era bisogno neanche di mettere una crema corpo dopo, perché era talmente ricco di oli che si sentiva la pelle talmente idratata, lucida, favoloso. Però ecco, insomma, questo è il Paola, benché passato, si era un po' seccato. Ci ho aggiunto io un olio, adesso non mi ricordo se olio di jojoba o cosa, perché si erano un po' troppo seccati, però penso che adesso non so se farò lo sforzo di finirlo. Però io non sono una da scrub, mi regalo ogni tanto qualche volta uno scrub così, ma neanche. E questi sono andati. Poi un altro prodotto che ho finito, che non mi ricordo se ve ne ho mai parlato, io sono anche molto fans degli spray per l'ambiente, questi qui di Alma Cabio, che sono oli puri, oli essenziali al 100%. E questa è la profumazione all'arancia, comprato più volte, sono 125 ml, costa intorno agli 11 euro, lo compro in un negozio fisico, non ho bisogno di fare ordini online. È una profumazione all'arancia squisita, esiste in 3 versioni, arancia, limone e lavanda. Proprio oggi controllavo, speravo che ci fosse una profumazione all'eucalipto, alla menta, al pino mugo, un po' più adatta per la stagione invernale. Comunque, buonissimo, copre gli odori molto 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 bene, e la profumazione di arancia non è che in 3 nanosecondi, come quelli che avevo provato di Aroma Zone, svanisce, la si sente e permane abbastanza. Buonissimo, comprato e ricomprato, lo ricomprerò, ecco, anche se a volte mi piace provare anche altre profumazioni. E qui un altro prodotto. Poi un altro prodotto che di tanto in tanto mi piace comprare. Io sono più per le saponette, sapete, però d'estate, un po' anche per la palestra, più che altro, che lascio un doccia schiuma in palestra, lo trovo più comodo che portarsi via il portasaponette. Ho preso, avevo anche questo ricomprato dell'Omia, un bagno schiuma alle mandorle. Buonissimo. Per chi ama la mandorla, la profumazione della mandorla, questa è una mandorla amara, buonissima. Mi piace tanto, profuma bene l'ambiente. Che questo ho comprato, ricomprato, ottimo rapporto qualità-prezzo, perché è un boccione da 400 ml. Per gli amanti di questa profumazione qua, super consigliato. Poi veniamo ai prodotti che mi aveva dato Francesco Medici, che non so, adesso non lo vedo più o fare video su YouTube. So che questi video dei prodotti finiti li segui, per cui Francesco, ti mando un bacio. Mi aveva mandato un sacco di prodotti che sono riuscita in qualche parte a terminare, o quasi, perché ne avevo tanti altri di miei da smaltire. Mi aveva regalato della Venus questo olio d'argan. Sapete che a me l'olio d'argan piace, non manca mai, ed è quel prodotto che secondo me è anche low cost, perché si possono trovare ad esempio su Ecoverde, lo trovo spesso in sconto quando Ecoverde fa gli sconti, a prezzi accessibilissimi, deve essere puro al 100%, ed è il prodotto unico che secondo me mi tiene a bada il contorno labbra, qui il codice a barre. Avevo provato altri prodotti, Bioficina Toscana, avevo provato altri prodotti, non mi ero più di tanto trovata bene. A me piace tantissimo, non manca mai per il collo, per il décolleté, per il contorno occhi. Lo alterno a degli altri sieri viso. Questo qui è un regalo, per cui non so cosa costi. Comunque sono 30 ml. E allora, non penso che andrò. Il negozio della Venus per me è un tiro di schioppo, perché è in centro città.
appunto io di solito li compro con gli sconti, gli oli, sia quello di Argan che quello di Fico d'India, perché vale la pena, lo compro online. Però se dovessi fare un regalo, o come adesso, non so, mi capita l'urgenza, posso anche pensare di andare lì a comprarlo. E allora diciamo che intanto mi è piaciuta tantissimo la pipetta perché funziona, che non è una cosa scontata perché su un siero che faccio vedere dopo non funzionerà per niente, non tirava sul prodotto, per cui tiene su benissimo il prodotto. Mi piace anche la confezione blu che ripara dai raggi solari. L'olio d'argan è l'olio d'argan, può essere più o meno come odore più o meno forte, questo non è raffinato, chiaro, questo non è che è stato raffinato. È un buon olio di argan, mi piace. Mi fa piacere sapere che Venus, per quanto io passi sempre anche davanti al negozio, ci butti un'occhiata, lo tiene. Ho visto anche altri sieri, sembra la confezione da 30 ml. Per chi non vuol fare ordini online e ha un negozio Venus a portata di mano, ci pensi, perché questo è olio di argan puro al 100%. Sempre quello che mi ha regalato Francesco, questo sono in dirittura in fine di arrivo, questo doccia schiuma della Lavera, anche questo è nella borsa della palestra, cosa dire, questo è cocco e vaniglia di Tahiti, una profumazione paradisiaca, paradisiaca, cioè viene da mangiarlo perché sembra un budino alla vaniglia col cocco, una profumazione delicata, non stucchevole, non troppo dolce. Buonissima, veramente fatta bene. È la prima volta che io provo un doccia schiuma della Vera e mi ha fatto piacere provarlo. L'unica cosa che forse non mi piace, adesso è entrata un po' di aria, e non mi piace, penso che sia che sia plastica riciclata. E allora non è bello rigida la confezione come ad esempio questa, e quando si ha le mani bagnate sotto in doccia, questo qui che lo devo prendere, lo devo schiacciare, mi si piega, mi si fa tutto. Ecco, l'unica pecca, non ho visto se è proprio cose riciclate, ma penso di sì. Comunque è una stupidata, è quello che dico, cioè giusto per dire qualcosa, però profumazione fantastica. Sempre di quello che mi aveva regalato Francesco, è quasi finito, è favoloso. Io i burro cacao li sono sempre fatti io da sola. Però anche questo ogni tanto me li regalano, ogni tanto le compro per non aggiungere magari le spese di spedizioni o se ci sono in offerta. Questo burro cacao della Cattier. Cattier è un brand francese. Buonissimo questo burro cacao. Io ne avevo usato un altro della Santé che era durissimo, che per intanto bisogna stare 3 ore intorno alle labbra e poi ancora comunque non era sufficiente. E questo non ha una profumazione particolare. Una profumazione delicata, classica un po' di quella dei burro cacao, favoloso. Cos'è che mi è piaciuto tanto? Mi è piaciuto il giusto rapporto tra la consistenza e l'olio. Si spalma benissimo, morbido al punto giusto, neanche troppo, giusto, veramente piacevole. Se avete provatelo, perché anche Cartier sono prodotti che si trovano anche in farmacia. Io ho visto una farmacia dove mi servono, che tiene ad esempio le argille. Ed è molto molto buono, mi è piaciuto. Questo qui ce l'ho vicino al comodino, l'ho aperto da un pezzo, siccome so che magari poi rischio che una volta finito lo butto via, ve ne parlo adesso prima di portarlo a termine. Buono, 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 super consigliato. Poi ho finito un dentifricio che ne avevo già parlato, fresco polare, proprio per niente, di Antica Erboristeria, era una confezione da 2 pack, non mi è piaciuto per niente. Ve ne avevo già parlato, questa è la seconda confezione, sono riuscita a ritrovare quello di Natura Verde, per cui va bene quello. Qua adesso siamo con prodotti che ho già menzionato, per cui corro un po' più veloce. Poi questo qui, il tonico alla Zulene di Fito Cose. Allora, i tonici di Fito Cose, ottimo rapporto quantità-prezzo. Ma io cerco cose un po' più performanti, cerco qualcosa che abbia qualche attivo in più, qualcosa di qualche marcia in più, ecco, sono anche buoni, cioè per carità. Poi dipende dalle esigenze, perché io sono un po' fanatica dei tonici, mentre per i latte e detergenti non ho chissà quali esigenze, vabbè, l'importante è che dopo non mi lasciano la pelle che tira o che non brucino gli occhi. Per i tonici sono alla ricerca di qualcosa di più, ecco. Mi piacciono quelli che magari hanno la vitamina C, che hanno l'acido ialuronico, che hanno
adesso non mi viene in mente, magari una piccola percentuale di acido glicolico che così fa anche una pulizia un po' più profonda del viso e lascia il viso più luminoso, magari non da usare sempre. E l'avevo ripreso perché avevo avuto un problema di dermatite qui nel décolleté, però non vale la pena che lo riprendo. Tra l'altro, l'impressione è che siccome sono prodotti talmente freschi, che questo fosse anche ultimamente un po' andato, bisogna un po' sbrigarsi a finirli questi prodotti. Poi un altro prodotto di cui vi ho parlato spesso, che alterno, prendo un po' quello che capita adesso, no, che alterno, che compro quello che capita, anzi proprio per niente, o prendo la Zuccari o prendo questo qua di EOS, però questa la preferisco perché quella di Zuccari come gel d'aloe, sto parlando, tira un po' troppo la pelle. Finito, riferito, comprato 12 euro, sono 200 ml, è arricchito con vitamina B. Quello che mi piace di questo gel d'aloe, confronto agli altri, che ne ho provato uno nuovo, che ha un inci molto corto. Non è un'aloe pastorizzata, non viene riscaldata, che è importante, perché al di là del fatto che non ci deve essere l'acqua nel gel d'aloe, è importante anche che non sia riscaldato il gel, perché sennò come il miele viene riscaldato per diluirlo, perché magari non è più freschissimo, perde le sue proprietà. Per cui ho preso adesso quello di Equilibra, ho fatto uno sforzo nel cambiare, però io sono fedele a questo. Questo anche lo trovo in farmacia, sono prodotti che si trovano in farmacia. Un altro prodotto che ho finito, che mi aveva consigliato la mia amica Tatiana, che saluto, è questo unguento di tè natura all'arnica, ottimo. Ne avevo comprati due, avevo fatto scorta online, non riesco purtroppo a trovarlo fisicamente. Mi aveva detto che lei lo trovava al Cuore Bio. Io ho preso la macchina, sono andata al Cuore Bio e non ce l'avevano. Potrei anche trovare qualcosa di simile, però a me questo piace perché anche c'ha all'interno, pensavo potervelo fare annusare. Ah, l'olio essenziale di rosmarino, che l'olio essenziale di rosmarino riattiva anche la circolazione, che è una cosa fondamentale quando si usano i prodotti per le botte, per i traumi, per le contusioni. Io sono sempre mezza spaccata, serve nulla. Mi piace, ecco, anche una profumazione a me molto gradevole, non è particolarmente caro, dura tantissimo, sono 50 ml, intorno ai 10 euro la prima volta. L'avevo comprato in fiera, poi l'ho ordinato, devo ordinarlo ancora. Poi ho finito, che non la finivo più, ma non la finivo più, questo latte detergente al latte d'asina. Ottimo, ottimo, meglio questo di quello che sto provando adesso al latte all'avena. Ottimo, però a me aveva stancato la profumazione. E questo latte che mi riporta un po' ai prodotti per bambini, l'ho trovata un po' stomachevole, ecco, ma se no per il rapporto che ha di qualità e prezzo, imbattibile, è un prodotto da risciacquo, però ha fatto il suo lavoro in maniera. E mi è durato tantissimo, non la finiva più. È vero che a volte alterno anche delle schiume, non uso mai solo un prodotto unico, però comunque non finiva più. Poi sto guardando che cosa. Ah, sì. Sempre del Lidl, visto che siamo qua, bocciatissimo, ma bocciatissimo, non so neanche perché l'ho comprato, ma perché costava 3 euro. Questo gel gambe dove dice al mentolo effetto freddo. Sono 100 ml. Ho detto, ma ecco, la profumazione anche era buona, si sentiva il profumo di mentolo. Cercando un prodotto per sostituire appunto quello che vi ho detto per le gambe, ho provato questo qua. Non esiste, cioè buttati via 3 euro. Ho capito che uno dice: beh, provo, però non ho sentito l'effetto rinfrescante neanche per 5 minuti. Ecco, neanche appena messo su. L'ho provato io, l'ho provato mia mamma che è l'esperta perché lei ne ha provati di tanti marchi, tanti brand, anche non bio, no? Anche se non sono bio, lei non gli interessa. Soldi buttati via, zero. Proprio il valore suo. Poi un altro prodotto che vi ho parlato spesso, insomma, è un prodotto che io ho ricomprato, questo della Phytorelax, il siero viso all'argan. Ottimo, io l'ho comprato anche questo scontato al DM, per cui l'ho comprato sui 13 euro. Ricordo anche l'anno scorso di averlo comprato per Natale, averlo regalato a due mie amiche, sono rimaste contentissime. Quando vado al DM lo trovo in sconto, lo compro sempre. Li vale tutti, è un prodotto low cost che fa egregiamente il suo lavoro al pari di sieri molto più blasonati che costano molto di più. L'unica cosa, l'unica pecca è la pipetta che io non riesco a capire perché non la cambino, perché quelle che avevo trovato in precedenza erano un po' difficoltose, però con un po' di impegno tiravano sul prodotto. Questo non tira su niente,
cioè proprio. E allora è stato detto, ridetto, ne hanno parlato anche influencer molto più importanti. Sono stati fatti video, recensioni su queste confezioni che appunto hanno la pipetta che non funziona e comunque continuano a uscire così. Questa è l'unica pecca, ecco. Per cui questo qui dovevo sempre travasarlo e metterlo sulle mani. Ottimo, compratelo a occhi chiusi, tutto, ve ne ho già parlato. Fa egregiamente il suo lavoro, è un prodotto anti-age, non unge, non appiccica, non tira, è tutto qua. Poi un altro siero che avevo preso, sempre al DM, quando c'era stata l'apertura, erano i prodotti scontati del 20%, questo siero della Bio Vegan Skin Food ai frutti rossi. Cranberry, Bio Cranberry, siero per... Siero, per pelli normali, mi è piaciuto anche tanto anche questo. L'ho pagato intorno ai 15 euro. Non mi ricordo se 15 era già scontato o che costava un po' di più. Comunque, anche questo mi è piaciuto tanto. Ha una leggera profumazione di caramellina ai frutti rossi che ancora tiene buono. Lo voglio ricomprare, l'ho usato tanto quest'estate, più che come siero notte, l'ho usato tanto come crema da giorno d'estate, quando insomma, si fa fatica a tenere qualcosa, si suda, ecco, insomma, per me è difficile d'estate tenere le creme che solitamente uso in inverno, anche perché poi mettendo sempre la crema solare butto tutto fuori, per cui questo l'ho usato tanto d'estate al posto della classica crema, mi è piaciuto. Non unge, non tira, non appiccica, ha fatto egregiamente il suo lavoro. Lo ricompro, non ho visto che, perché a volte mi accorgo che se cambio prodotti che sono molto buoni, che mi sono piaciuti, mi accorgo che magari si evidenziano un po' di più le rughe sulla fronte o che la pelle è un po' più spenta. Mi accorgo se rende meno un prodotto, soprattutto con quelli nuovi. E questo non mi ha dato da pensare, appunto, che non facesse il suo lavoro, l'ho usato come crema giorno, anche questo super consegnato, un prodotto al di là che sia vegan, ha dei belli, sì, dei belli ingredienti, dice per pelli normali o secche un leggero siero, sì, con estratto di mirtillo rosso americano biologico selezionato dona alla pelle un'idratazione intensa e profonda, sì. Acido ialuronico mantiene il giusto grado di acido ialuronico e estratti di frutti rossi antiossidanti. Buono, buono, anche questo low cost. Cosa. Poi ho finito, ve ne avevo parlato, ho preso questo olio corpo da Caloderma, l'avevo preso al Tigotà, era in offerta, l'ho pagato 5 euro per quanti ml, un bel top per 300 ml. Ci avevo messo dentro un po' dei miei oli essenziali per fare i massaggi alle gambe, così, per pastrocciare, soprattutto d'estate che magari preferisco un po' gli oli corpo. E mi è anche piaciuto, l'olio di argan è a metà dell'inci, però preferisco quelli del brand Da Natura che mi aveva fatto conoscere sempre Tatiana. Quelli di Da Natura sono meno quantità, parità di soldi, però lo preferisco sia come profumazione che come effetto lucido sulla gamba. Questo è un classicissimo olio, niente di particolare. Senza infamia, senza lode, post depilazione, per metterci magari qualche mio olio essenziale di lavanda o di canfora per i massaggi, così proprio da usarlo senza tante preoccupazioni. Ecco che magari quello di Da Natura, proprio perché mi piace molto di più, mi dà un effetto lucido molto più bello sulla gamba, lo uso un po' più da conto. Ecco. Poi ho finito l'olio di argan, quell'altro precedente, sempre di Thea Natura, che avevo comprato scontato su Ecoverde, anche questo super buono, con una benissima bottiglia. Ecco, diciamo che sì, il dosaggio non è dei migliori. Comunque io questo l'ho travasato su un altro contenitore che ho tenuto, che dosava benissimo, per cui man mano che lo finivo mettevo quello. Poi un'ultima crema che è nuova, che non ve ne ho parlato, questa è la vitamina C di Fitocose. Allora io qua, è stato il periodo del lockdown che avevo fatto l'ordine del Fitocose e avevo dovuto aspettare 15 giorni. Nel frattempo, siccome ritardava ad arrivarmi la crema, avevo preso quella alla bava di lumaca. Quando mi è arrivata questa, la vitamina C,
Il colore era, non so se l'ho ottenuto per fare, il colore era arancione, un bel arancione fresco, color carota, il colore, diciamo, quello della vitamina C. E è arrivato, avevo già appunto incominciato con la lavava di lumaca della Bio Art, per cui questo io l'ho preso, l'ho messo da parte e ho finito il siero, quella della Bio Art. Quando ho riaperto questo non era più arancione, ma era un color nocciola, cioè il colore si era alterato. Le caratteristiche, le proprietà le ha mantenute, la crema non si era separata, cioè non è che l'olio fosse sopra, non si era separata, non era andata male, non aveva un odore diverso, però evidentemente come vitamina C, non so che si stabilizza facilmente, adesso non sono un'esperta di vitamina C, è la prima crema che compro, pensavo comunque di poter finire tranquillamente questa che ho visto che aveva alterato il colore, però non ha alterato le caratteristiche, io l'ho usata, è una crema che mi è piaciuta molto, mi pare che costi intorno ai 15 euro, neanche tanto per 50 ml. Ha fatto il suo lavoro, malgrado questa alterazione del colore, ha fatto il suo lavoro. Mi è piaciuta sia come consistenza e come effetto. La ricomprerò e la userò subito. Ecco. E i prodotti di Phytocol sono prodotti veramente freschi, veramente naturali, che non sono, cioè non è utile tenerli come stock o per tenere come ho fatto col tonico questo qua, la zunella, da tenere di tanto in tanto. Secondo me sono prodotti che vanno finiti un po' velocemente e ci si deve un po' sbrigare, ecco, forse anche per la natura dei conservanti che hanno. Però ripeto, ha fatto il suo lavoro, una pelle luminosa, che questo comunque la ricompro. Ecco, ce l'ho fatta, non so quanto è durato il video, fatemi vedere, 26 minuti, dai. Avevo preventivato una mezz'oretta. È il video che è durato più di tutti. Ecco, con questo è tutto. Se avete conosciuto, se anche voi conoscete alcuni di questi prodotti, fatemi sapere come vi siete trovati. Se ne avete in sostituzione, fatemi sapere. Se avete domande, chiedete pure. Spero di avervi fatto compagnia, ecco. E tutto quanto. Vi ringrazio per avermi guardato. Vi ringrazio per i commenti che andate a mettere sotto. E saluto sempre tutti e ci vediamo presto con un video profumoso, sono un po' indietro. Ciao a tutti e buona giornata!